Carlotta, siamo tornate. Dove siamo tornate? Siamo tornate col podcast. Ah, è vero, siamo tornate finalmente, ci abbiamo messo un po', ma siamo di nuovo qui con una nuova bellissima stagione del nostro podcast. Ma ci saranno delle novità, ma facciamo la sigla e poi ve lo spieghiamo. Ciao, io sono Monica. E io sono Carlotta. E questo è Viaggia Colazione, il podcast che ti fa viaggiare mentre fai colazione. Ciao Carlotta, allora siamo tornati, ci abbiamo messo un po', perché il podcast, la prima edizione l'abbiamo finita praticamente a giugno dell'anno scorso. Avevamo detto che forse a settembre saremmo tornate, siamo state un pochino più lunghe. Come mai siamo state un pochino più lunghe? Abbiamo dovuto decidere, volevamo portare un format un po' più nuovo, un po' diverso da quello dell'anno scorso, e quindi ci siamo dovute organizzare per sistemare tutto quanto. Abbiamo avuto una buona idea? Per me abbiamo avuto un'ottima idea. Bene, l'importante è essere convinti. Esatto. Allora, speriamo che anche ai nostri ascoltatori la nostra idea piaccia, perché abbiamo proprio deciso di dare una svolta completamente diversa a questo podcast. Allora, intanto la prima novità è che non terremo conto dei 10 minuti, cioè no, non terremo proprio conto dei minuti, ecco. Esatto, non andiamo al limite di tempo, perché ci piace chiacchierare, ci piace parlare, ci piace raccontare, quindi non vogliamo tagliare troppo su quello che vogliamo dire, ecco. Esatto, e poi perché abbiamo deciso che apriremo il nostro podcast anche all'esterno. Esatto. Che non è che vuol dire che apriamo le finestre, no? Esatto, no, in questa nuova stagione del podcast infatti abbiamo deciso di invitare ad ogni puntata un ospite diverso che ci parlerà di viaggi, un ospite che può essere un appassionato di viaggi ma anche ad esempio un esperto del settore che ci racconterà di nuovi posti in cui siamo state ma anche in cui non siamo state. Ma anche non solo nuovi posti ma anche di belle esperienze magari nuove, nel senso che per alcuni potrebbero essere esperienze nuove, e esperienze insolite. Esatto, vogliamo fare un po' un mix particolare di cose che magari insomma uno non pensa quando decide dove andare in viaggio. Noi abbiamo già fatto il nostro piano editoriale, in realtà sappiamo benissimo già chi abbiamo invitato, perché alcuni hanno già aderito al nostro invito. Sappiamo già chi vogliamo invitare per le prossime puntate, però abbiamo una novità anche in questo senso, è vero? Esatto. Infatti, se voi fedelissimi ascoltatori che ci ascoltate avete un viaggio da raccontarci, possiamo fare una puntata insieme. E potete scriverci alla mail info@ideedituttounpo.it, così magari ci possiamo mettere d'accordo e ci raccontate la vostra idea di puntate di viaggio. Questo podcast non sarà un semplice invitare una persona che parla del suo viaggio. Noi l'abbiamo studiato in un modo, lo scoprirete quando ascolterete le puntate, però ad esempio noi sappiamo già che avremo delle puntate che parlano di Stati Uniti, che avremo delle puntate che parlano di Spagna, sapremo già che avremo delle puntate che parlano di un viaggio, anzi di esperienze particolarissime in Italia, e i nostri ospiti hanno dato il loro contributo, e a questo contributo io e Carlotta aggiungeremo le nostre considerazioni. Quindi in realtà il format vero e proprio lo scoprirete strada facendo. Come di consueto, io penso che potremmo uscire sempre di lunedì. È vero, Carlotta? Così iniziamo la settimana
bene pensando ai viaggi e non a tutto quello che abbiamo da fare. Mi sembra proprio un'ottima idea. Quindi noi vi diamo appuntamento tutti i lunedì alle 7, dove ci sarà in uscita una nuova puntata del podcast. Non vi diciamo quale sarà il tema della prima puntata che faremo uscire, però sarà interessante. Quindi, come vi ha detto già Carlotta, se qualcuno avesse piacere di essere invitato nel nostro podcast, basta contattarci e vi spieghiamo con che modalità si può partecipare alla nostra puntata. Questo praticamente è il nostro trailer, giusto Carlotta? Esatto. Dobbiamo dire qualche cos'altro? Non penso. Che siamo estremamente orgogliose dell'idea che abbiamo avuto? Quello sempre, quello sicuramente. Che speriamo che il nostro format piaccia anche ai nostri ascoltatori? Quello anche, sicuramente. E che speriamo che i nostri ascoltatori siano i nostri migliori ambassador e ci portino tantissimi altri ascoltatori? Esatto. Bene, insomma, noi speriamo di avere creato qualcosa di carino. Comunque parleremo di viaggi, comunque vi terremo compagnia di lunedì mattina, che è sempre tragico. Io per esempio adesso in questo momento, il lunedì mattina alle 6:30, vado in piscina e credo che sia la punizione più grande che mi si possa dare, il fatto di dover entrare in acqua alle 6:30 di mattina. Per cui io esco dall'acqua che sono arrabbiata, che sono rincitrullita, che sono stanca perché ho nuotato e c'è un bellissimo podcast che mi aspetta. Voglio dire, cosa voglio più dalla vita? Esatto, anch'io che inizio lezione alle 8:30 di lunedì mattina, mentre sono in metro che vado in università, mi ascolto una bellissima puntata di Viaggio a Colazione. Va bene, mi sembra che ci siamo già autoincensate a sufficienza. Esatto, basta. Diamo l'appuntamento a tutti i nostri ascoltatori per lunedì prossimo alle 7. Ciao!